Poi sulla questione Maldini torneremo, ne parleremo venerdì, ne abbiamo parlato oggi tanto nel corso della live, ma ne torneremo a parlare venerdì. Non voglio parlare di questa cosa, anche perché la troverete molto sui giornali in questi giorni, stanno uscendo un sacco di cose e vi prego di non credere a tutto quello che vi raccontano, perché oggi ho già visto messaggi di persone allarmate in un certo senso, perché si è scritto che Maldini avrebbe voluto mandare via Pioli e prendere Pirlo. Ora, io non lo so, non ha nessuna importanza, queste sono cose che probabilmente, visto che è stato riportato nell'articolo, arrivano da fonti interne a casa Milan, fanno parte, pur potendo essere realtà, ma fanno parte di quella campagna denigratoria che è partita per screditare la figura di Paolo Maldini. Tanti auguri, perché questa cosa è molto difficile da eseguire, no? Tanti auguri, va bene. Comunque, detto questo, io voglio passare oltre, voglio andare oltre alla questione Maldini, anche se poi ne parleremo ad esempio domani in talk, grande puntata, dove vi farò sentire quasi esclusivamente vocali di persone che non la pensano come me, in modo da avere punti di vista diversi rispetto a quello del sottoscritto, che, ricordo ancora una volta, non è un punto di vista catastrofico, oppure quanto sei pessimista, oppure no. Vedete, bisogna distinguere, come sempre, tra la ragione e il sentimento. Quando io parlo della mia visione di futuro per questo Milan e la ritengo poco incoraggiante, poco golosa ed efficace, è il mio punto di vista, è la mia idea, è come chiedere a qualcuno, secondo te come andranno le cose? È semplicemente quello, niente di più. Quindi non c'è una previsione, la mia non è, è soltanto la mia idea. Io credo che la strada che loro hanno scelto, e quindi quella di far fuori una parte della dirigenza e instaurare questo triumvirato che tecnicamente andrà a scegliere i giocatori e a costruire la squadra, secondo me è un'idea sbagliata, e a monte di tutto questo c'è un progetto sbagliato, che è quello di trasferire una metodologia di lavoro, che è quella volgarmente detta del Moneyball, che in realtà poi, come mi ha mandato un bel vocale un amico, lo ringrazio, dove lui è appassionato di baseball, ha cercato di farmi capire meglio cosa c'è dietro a questo vocabolo, insomma, ed è una cosa un po' più complicata, ma secondo me non è applicabile al calcio. Dirò di più, approfondisco, è applicabile al calcio, ma è applicabile a un certo tipo di calcio, a una certa realtà, a una certa dimensione, che non è la nostra. È molto semplice, il Milan è arrivato a questo punto, ed è qui che comincia il video, dove io voglio dare l'idea, sempre la mia opinione, di cosa mi aspetto dal futuro, da oggi in poi. Quindi non parleremo più di Maldini, ma da oggi in poi cosa mi aspetto dal Milan, dalla società Milan. Perché, vedete, noi in questo momento ci troviamo in una fase molto delicata della nostra storia, perché siamo passati dall'essere una squadra ridicola che non riusciva nemmeno a qualificarsi per l'Europa League ad essere una squadra che nel giro di 3 anni ha vinto il campionato ed è arrivata terza ex aequo in Champions League. Quindi capirete bene che, al di là di tutto quello che si può muovere come accusa ai nostri dirigenti, c'è un po' di memoria corta nella tifoseria, che non dico sia contenta, ma che comunque accetta la questione, la cacciata di Maldini. E qui non sto parlando, preciso, qui non sto parlando da un punto di vista personale, quindi qui è la ragione che parla, non il sentimento, se di sentimento se ne può parlare nei confronti di Paolo Maldini, no, anzi, io poi, figuratevi, chi mi segue lo sa, ho anche criticato spesso le sue uscite, i suoi modi, che mi hanno fatto presagire la fine di questa situazione, di questo rapporto, e così è stato poi, perché tu non puoi mandare a fanculo il tuo datore di lavoro oppure mezzo stampa dirgli che deve dare di più, perché poi finisce male, e male è finito. Al di là di questo, il Milan si trova in una fase storica dove deve decidere cosa fare, e siccome fino adesso il grafico puntava verso l'alto sotto, dal punto di vista di tutti i parametri, parola magica che piace tanto, così come sostenibilità ai nostri, ecco, tutti i parametri, tutti gli indicatori puntavano guardando il cielo, quindi andavano verso l'alto. Questo per merito della squadra, per merito dei ragazzi, ma anche per merito di quei dirigenti, dei quali forse non sentiremo la mancanza, ma ai quali va riconosciuto un lavoro importante, perché io vorrei ricordare dove eravamo pochi anni fa. Qui non si parla di 10 anni, qui si parla che nel giro di 3 anni abbiamo vinto un campionato, una semifinale di Champions e qualificazioni. Questo è merito di Pioli,
è merito della squadra, è merito di Maldini, di Massara, è merito di Gazzidis, è merito di tutti questi personaggi che hanno contribuito, merito di Elliott, è merito di tutti questi elementi che hanno contribuito a portarci qui. Ora il punto qual è? Il punto è che da adesso, dal 2023, il Milan, essendo arrivato in semifinale di Champions, e qui per favore non venite a fare la retorica del ma ci siamo arrivati per culo, essendo arrivati in semifinale di Champions, beh, io mi aspetto che il prossimo anno le cose continuino così. Sono serio, non sto scherzando, la mia non è ironia, non è sarcasmo, sono serissimo. Io mi aspetto che, data la valutazione fatta sui nostri dirigenti che fin lì sono arrivati, è evidente che Cardinale, che a detta di molti di voi, giustamente, non vuole rimetterci, cioè non è uno che ha fatto business per perdere soldi, perché cioè, la filantropia è un'altra cosa, se esiste, ma quello che vuole fare è guadagnare da questa cosa, e siccome lui sa benissimo, o almeno me lo auguro, che il miglioramento della situazione del Milan passa solo attraverso un continuo aumentare delle prestazioni sportive, quindi dei risultati sportivi, non solo, ma soprattutto, e beh, io da adesso in poi mi aspetto che i giocatori vengano presi, giocatori forti, giocatori importanti, giocatori migliori di quelli che Maldini avrebbe preso, e costruita una squadra che mi porti a lottare per lo scudetto seriamente il prossimo anno e che arrivi almeno agli ottavi barra quarti di Champions League. Non dico semifinali perché, vedete, poi bisogna anche essere realisti e rendersi conto che il cammino in Champions ha mille variabili, quindi dipende da come ci arrivi nel momento della stagione, a tante situazioni, però mi aspetto di superare il girone comodamente, abbastanza comodamente, o comunque di essere lì per superare il girone e poi dopo arrivare più in là possibile. Ma mi aspetto questo perché se fino adesso il Milan ha fatto un percorso che l'ha riportato ad essere una squadra importante, l'ha riportata ad essere la squadra che merita di essere, è per merito di dirigenti che sono stati mandati via. E allora, se tu li hai mandati via perché la visione era diversa, la tua è migliore, perché se no non li mandi via se pensi che se tu avessi pensato che loro potessero fare sempre meglio, non li avresti mandati via, perché siccome voi mi raccontate che Cardinale inteso come la nostra proprietà non è a Wanagana sceso dal cavallo con le pistole e gli speroni, è uno che sa fare business, allora chi sa fare business sa che può trarre vantaggio dal lavoro proficuo svolto da dirigenti che fino a questo momento ti hanno fatto guardare le stelle con i dati, gli indici e tutte queste cose qui. Mi sembra un ragionamento abbastanza logico, onestamente non trovo falle, poi se ci sono, e probabilmente ci saranno, me le troverete voi, perché insomma, mi aiutate a completare un po' il ragionamento, no? Ma io la penso così, quindi le mie aspettative per il futuro sono aspettative alte, pari e di più a quelle che avevo della stagione appena finita, dove mi aspettavo un Milan capace di lottare per il titolo e di superare il girone in Champions League. Il prossimo anno mi aspetto un Milan che vinca il campionato o che comunque sia lì a lottare fino alla fine, mi aspetto un mercato fatto bene, mi aspetto un mercato di nomi importanti, mi aspetto un mercato che rinforzi la squadra e le consenta per l'appunto di fare meglio dei predecessori, e perché se no ho ragione io, allora tu non hai fatto tutto questo perché vuoi migliorare, tu hai fatto tutto questo perché vuoi galleggiare. Se a voi sta bene galleggiare, siete come It qui tutti galleggiano, affari vostri. Io no, perché io vengo da un periodo di magra dove ho ovviamente supportato e sopportato il Milan, ma adesso il Milan è tornato grande e io voglio che continui a crescere. Non devo venire a raccontarmi storie, fiabe, favolette. Sono molto serio su questa cosa. Io mi aspetto che il Milan migliori le prestazioni dell'ultimo anno. Quindi mi aspetto tanto dall'amministratore delegato e da Moncada Pioli, che gestiranno il mercato, sceglieranno i giocatori e allestiranno la squadra. Mi aspetto tantissimo dal mister, quindi non voglio vedere gli errori dell'anno scorso, perché ha imparato, hai avuto un anno a disposizione, perché c'è stato tutto, evidentemente ormai abbiamo capito che c'era anche una situazione così delicata, no? A livello di rapporti forse personali, comunque a livello di riassetto della dirigenza del Milan, e quindi non ti farò passare liscia alcune cose, perché le ambizioni
come ha detto Furlani oggi, sono ambizioni di alto livello. Il Milan deve primeggiare in Europa. Benissimo, io sono, figuratevi, io da oggi sono la persona più contenta del mondo, perché io voglio che il Milan primeggi in Europa. Poi a me che ci sia Maldini, Moncada, E.T., Robocop, Wally, non mi interessa. A me interessa che il Milan vinca, perché io non guardo i conti, io guardo la squadra, le partite, e voglio che il Milan vinca. Quindi forza e coraggio, andiamo avanti e costruite un Milan che vinca il campionato e arrivi almeno, almeno comodo agli ottavi di finale di Champions, almeno, almeno comodo. Questo è quanto. Buona serata. Domani rassegna stampa, domani sera talk, venerdì sera poi da leccarsi i baffi. Ciao.